Presidente, sai, oggi si parla anche del decreto che ha riguardato il pagamento delle pubbliche amministrazioni. L'aveva detto, le province sono pronte a pagare subito, però bisogna accettare le nostre richieste di semplificazione. Siamo pronti a pagare 500 milioni di euro. Com'è andata? Ma stiamo lavorando per fare modificare questo decreto, un decreto molto complesso che va semplificato e va consentito di pagare immediatamente. Le province hanno delle risorse in cassa che non possono utilizzare per il patto di stabilità. Se venisse consentito di utilizzare ciò che abbiamo in cassa, immettiamo nel sistema liquidità e quindi aiutiamo le imprese che obiettivamente quelle sono in enorme difficoltà. Quindi abbiamo proposto questo al Parlamento la settimana scorsa. Ma oltre a questo noi, come dire, abbiamo anche criticato un'altra parte del governo, che è quello che riguarda i tagli delle province, ancora 1 miliardo e 200 milioni. Siamo qui riuniti in Lombardia per una valutazione di che cosa sono gli effetti di questo taglio. C'è un problema di sicurezza nelle scuole e nelle strade. Già negli ultimi anni abbiamo avuto un taglio del 40% dei nostri investimenti, non ce la facciamo più. C'è un problema di responsabilità, noi non vogliamo più diventare, quindi, il bersaglio delle procure per quello che capita, per una responsabilità da parte del governo. Un giorno si discuterà di province, che cosa farne, ma in ogni caso noi parliamo di servizi che oggi facciamo noi, un giorno potrebbe fare chiunque, quindi il problema del finanziamento esiste. E quindi siamo, come dire, stiamo studiando qual è una modalità per chiamare alla propria responsabilità il governo, e l'abbiamo fatto ripetutamente, ma adesso in modo particolare il Parlamento, nel momento in cui dovrà convertire il decreto in legge. Chiederete ancora non so, un incontro a Roma? Sì, gli incontri ormai sono stati diversi, appunto abbiamo incontrato la Commissione speciale, abbiamo parlato con il Presidente della Camera, il Presidente del Senato, adesso sederemo tutti i gruppi parlamentari. Certamente questa situazione di incertezza non aiuta certamente, ma molti di noi presidenti siamo in questa situazione. Dobbiamo decidere. Quando c'è un problema a scuola e una sicurezza, se rispettare il patto di stabilità che ci impedisce di intervenire, oppure se dobbiamo rispettare la norma sulla sicurezza. È chiaro che rispetteremo la norma della sicurezza, ma andremo fuori dalla legge. Sono due leggi dello Stato. Dal nostro punto di vista vogliamo evidentemente lavorare per i servizi. Sicuramente questo ci creerà dei problemi nei confronti della Corte dei Conti. Diremo questo al governo, nuovamente a tutte le forze politiche. È importante che le forze politiche in questo momento non si lasciano prendere da questo pregiudizio sulle province. Saranno modificate le province, ma questo riguarda il futuro. Il problema è dell'immediatezza. Noi spendiamo 11 miliardi all'anno per strade, scuole, formazione professionale, centri per l'impiego, cioè per attività che riguardano la nostra comunità. Stiamo parlando di questo. Quindi chi dice ma adesso le province, ma sì, un giorno si vedrà, ma i servizi, i cittadini, qualcuno ci dovrà pur pensare a questo paese e non lasciarsi prendere da un pregiudizio che è molto diffuso.